Dunque, siamo con Anonimo qui a, al Minturno per il Minturno Musica Estate. Una sua presenza tanto attesa. Quali successi possiamo ascoltare questa sera qui a Minturno? Buonasera, grazie a voi. Beh, innanzitutto ascolterete Anche Questa è Vita, che è un successo storico del 95, disco di platino, quindi quando c'era quella famosa mascherina che oggi non c'è più. E poi forse faremo qualche altra cosa. Appena insomma Pasquale Mammaro chiama, è difficile dire no. Pasquale è una cara persona, è un'istituzione. Io qui c'ero già stato qualche anno fa e sono felicissimo di esserci. I progetti di Anonimo Italiano, quali sono i progetti? Un nuovo disco che è in preproduzione, però per lanciarlo stiamo aspettando un momento del lancio, ma anche il disco che si spera ci sia. Quanto sono importanti i festival del genere per una città come Minturno? Importantissimo, perché veramente sembra di essere a San Versano, una piazza splendida, un canto eccezionale, grandissimi artisti come sentite su. Dunque, Maurizio Battista, Noccioline, alla mano, presente. Quando Pasquale Mammaro chiama è impossibile insomma dire di no. Sarebbe porti... meglio dirgli di no, ma porti una siamo presenti. Porti una ventata di comicità a questa sì, quest'onda perché... travolgente di musica. Anche perché insomma nel cast di questa sera sono anche il più piccolo, io ragazzi ricordatelo, sono il più giovane di tutti. Quali sono i cavalli di battaglia che il pubblico potrà ascoltare? Ma non lo so, io sono molto così abbraccio quando salgo, quello che mi viene viene e sicuramente farà ridere, però questo lo garantisco. Senti, quest'estate insomma sei stato in giro per l'Italia in lungo e largo per i successi. In lungo e largo, bravo. E prossima stagione invernale dove ti Teatro potremo... Olimpico tutto il mese di dicembre e gennaio e tante altre belle cose, ma poi chi ci ama ci segue. Siamo con Drupi qui al Minturno Musica Estate, un festival che tende a lanciare anche i giovani talenti. Il suo pensiero a riguardo per quanto riguarda la scena musicale italiana giovanile, visto che lei insomma è una delle colonne portanti della musica italiana, cosa pensa? Non la conosco onestamente, quello che ascolto, che passano alcune radio, non mi piace, sono nato con altre cose, con altri gusti, con altre background, dicono quelli che partono forbito, e questa musica non mi attira. Capisco che è bella, che è interessante, ma non mi interessa. Lei insomma che ha attraversato diverse generazioni, diversi modi di fare musica, cosa pensa dell'era digitale odierna, l'impatto dell'era digitale sul mondo musicale? Quanto e cosa ha cambiato e se ha aiutato o meno un artista? Difficile questa domanda, perché a livello sonoro io sicuramente ha aiutato, però ha fatto dei danni enormi secondo me, perché ha fatto sì che le etichette discografiche non guadagnassero più niente, allora si è perso tutto, non ci sono più soldi da investire, non c'è più ricerca da fare e hanno preso in mano questo business, ha preso in mano o la Apple o la Warner o questi qua e le radio, e secondo me l'hanno un po' sbarrellato, poi torno a dire, sono sempre mie sensazioni, nato da Elvis Presley, Richard, l'ho già detto mille volte, Carosone, Billy Joel, Ray Charles, Aretha Franklin, non mi chiedi cosa ne penso del re, cosa ti devo rispondere? Un'ultima domanda, possiamo sperare che insomma in un futuro nascano ancora artisti che possano portare avanti il mondo musicale italiano nel mondo? Io lo spero perché nel mondo non so, la vedo dura. In Italia spero, poi già abbiamo, ragazzi, abbiamo degli artisti tipo Vasco che si fanno le palle, sono bravi. Poi ci sono anche quelli che cantano bene, che suonano bene, però purtroppo adesso tutto è concentrato su un tipo di musica che costa poco farla e qualcuno ha un grosso interesse, un grosso business, non è la mia musica, perciò mi tiro indietro, detto andate avanti voi, io vado dove mi ascoltano e dove mi diverto.
sicuramente c'è un filologico tra Casa di Luca ed Era Digitale, come c'è un filologico in tutta la mia vita. Vedo un'amica che mi saluta e che adesso saluterò, e che siamo un po' tutti una continuità storica, no? Di quello che siamo stati, di quello che facciamo, di quello che faremo. E quindi sì, se lì parlavo dell'era delle immagini, in Era Digitale parlo dell'Era Digitale, quindi sì, c'è un continuum, anche se nel frattempo è successo un sacco di cose, faccio teatro, faccio televisione e conduco male, quindi va bene così, bisogna fare un po' tutto male per fare tante cose. Ecco, c'è un sacco di cose che devo fare, che devo imparare soprattutto, e questo mi diverte molto, perché la vita è una palestra e quando sei poi allenatissimo ti scocci, quindi io non voglio mai essere allenatissima, mi alleno. Questo non è un personaggio inventato, l'ho anche reso pubblico, è il mio amico Michele Zarrillo, perché quella canzone è stata scritta a casa sua, quindi diciamo che l'intuizione è arrivata a casa sua, quindi lo dico, è lui. Al momento sono in radio, a Radio 2, con un programma mio che si chiama Che Spettacolo, e da metà settembre sarò alla Sala Umberto a Roma con uno spettacolo insieme a Giuseppe Zeno che si chiama Non si uccidono così anche i cavalli. Vi aspetto. La digitale è diventata fondamentale, come fondamentali sono tutti i cambiamenti, purché i cambiamenti non ci fagocitino e non ci diciamo escludano dalla realtà. A volte per vivere l'era digitale ci dimentichiamo della realtà, quindi rimaniamo agganciati alla realtà e i baci non ce li diamo via internet, diamoceli di persona magari. Ma io trovo sempre che ogni buona occasione per avere un contatto con il pubblico vada colta, poi se c'è un bellissimo mare davanti, amici come Pasquale che lo organizzano, si fa anche più volentieri. Guarda, non lo so ancora neanche io perché debutto a teatro per la prima volta, ma quello che ti posso dire è che io mi impegno a far tutto, perché nella vita non voglio lasciare nulla di intentato, e mi ritengo molto fortunata a fare questo lavoro, che non è un lavoro ma è un percorso, quindi nel mio percorso c'è cascato dentro anche il teatro, e perché no, proviamo anche il teatro.